situazione coronavirus in Liguria. Siamo in collegamento dall'ospedale Policlinico San Martino e diamo la parola al Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Eccoci, in effetti eccezionalmente, normalmente il sabato e la domenica facciamo un aggiornamento più light, spesso da casa. Oggi siamo a San Martino perché poco fa è finita una straordinaria performance dell'attore Sergio Castellitto, che ci ha fatto questo regalo insieme a un quartetto d'archi del Teatro Carlo Felice, un omaggio al personale medico, infermieristico, agli operatori sanitari di questo ospedale, il ricordo che ne ha tratto il professor Bassetti in un libro pubblicato alcune settimane ormai fa, che racconta la prima ondata di questo virus, ondata ahimè che stiamo ancora affrontando in queste ore, e quindi ci siamo trovati qua con il sindaco Bucci e quindi da qua vi aggiorneremo sull'andamento di giornata, che per la verità lo facciamo pur non presentando particolari scossoni dal punto di vista dei numeri. Resta come situazione generale una pressione, un'incidenza molto superiore nelle nostre città dell'estremo ponente, in particolare la città di Ventimiglia e il suo distretto sanitario numero 1. Resta una pressione superiore alla media regionale anche nel distretto numero 2, il distretto sanitario numero 2 di Sanremo, sia pure inferiore, e colgo l'occasione per dire che da domenica notte, cioè dalle prime minuti di lunedì, la Regione Liguria tornerà in zona gialla, una delle poche d'Italia in questo momento, segno che i vostri comportamenti sono stati più che appropriati e che i nostri ospedali hanno una capacità di resistenza importante, e anche che i primi vaccini fatti soprattutto nell'RSA stanno portando in qualche modo un giovamento alla pressione ospedaliera. Cosa accade nelle città del Ponente colpite da ordinanza regionale fino a sabato prossimo? Succede che a Ventimiglia sostanzialmente le misure che abbiamo preso la rendono di fatto una zona rossa, con la chiusura dei bar e dei ristoranti e altre misure aggiuntive più importanti di una zona rossa, come la chiusura delle scuole per ogni ordine e grado, mentre nel distretto numero 2 di Sanremo riapriranno gli esercizi commerciali anche di somministrazione di alimenti e bevande, resta la chiusura delle scuole per ogni ordine e grado, resta la chiusura dei parchi giochi, insomma i luoghi di normale intrattenimento e assembramento delle famiglie, ma per il resto cerchiamo di garantire un minimo di normalità e speriamo che i numeri ovviamente ci aiutino in questo senso, cominciando a scendere, cosa che lievemente oggi si percepisce, speriamo si percepisca ancora di più nei prossimi giorni. Bene, oggi abbiamo effettuato 4.314 tamponi molecolari e 2.719 tamponi antigenici rapidi, per un totale di 351 nuovi casi positivi. I casi positivi sono, in proporzione alla popolazione, ovviamente concentrati soprattutto nell'ASL 1 dell'Imperiese, dove sono 83, come vi ho detto poco fa per le ragioni che ho spiegato, Savona 44, il Savonese, ovvero l'ASL 2, Genova 172, di cui in ASL 3, quindi Comune di Genova e comuni diciamo della corona montana di Genova e Collinare 139, 33 nel Tiguglio, competenza di ASL 4, 52 i nuovi positivi invece nello Spezzino e nella competenza di ASL 5. Questi sono i numeri dei nuovi positivi. Se calcolate tampone su nuovi casi, sostanzialmente siamo ha un'incidenza più o meno uguale. Ospedalizzati, anche oggi segniamo un segno negativo rispetto al numero degli ospedalizzati, e questo ci fa dire che i primi effetti dei vaccini cominciano a sentirsi anche con un'incidenza in crescita nel nostro territorio. Sono meno 2, ma sapete che il sabato è una giornata dove nei reparti è più difficile dimettere, come lo sarà domani domenica. In ogni caso siamo ormai abbondantemente sotto i 500 ricoverati in area medica, perché 50 sono le terapie intensive e 400
50, cioè sono i ricoverati in area medica, ovvero il totale dei ricoverati è 541. Era molto tempo che non ci arrivavamo. Crescono ovviamente un po' i ricoverati nella ASL 1, 6 in più oggi, ci riporta sopra quota 100-103. Scendo in ASL 2 in modo importante, con 6 ricoverati in meno, 79 e 6 terapie intensive. Scendono al Policlinico San Martino, siamo 118, non molto tempo fa eravamo oltre i 150. Sale l'ospedale Galliera di 6 unità, ma scende l'ASL 3 della stessa città di Genova di 3 unità, quindi sostanzialmente in pari. L'ASL 4 segna un più 4 e l'ASL 5 globale segna una riduzione. Siamo ormai lontani dalle 100 unità, 83 ricoverati e 4 sole terapie intensive. Credo che sia un buon segno per quella realtà che da molto tempo, era cominciata a settembre, affronta il virus, una delle città che è stato reinvestito dalla seconda ondata prima. Deceduti oggi purtroppo abbiamo un elenco di 8 persone che si aggiungono ovviamente a tutto il lungo elenco di deceduti che abbiamo celebrato giusto ieri con il nostro arcivescovo e con i rappresentanti di tutte le religioni, col sindaco Bucci nel cimitero di Stalieno. Il fatto che oggi ci siano 8 deceduti ovviamente è una brutta notizia, ma possiamo dire che da molto tempo siamo ormai sotto i 10 deceduti al giorno, e anche questo da un punto di vista clinico e statistico è una notizia rassicurante, prendetela così, non so come altro dirlo. Stiamo parlando ovviamente di decessi, quindi anche uno è troppo, ma siamo arrivati ad averne spesso alcune decine. Oggi ormai la stabilizzazione del nostro elenco di decessi Covid sotto le 10 unità da ormai almeno 3 settimane ci fa anche qui dire che sostanzialmente i vaccini, visto che molti degli anziani che non ce la facevano provenivano dall'RSA, cominciano a funzionare e sempre di più funzioneranno durante la vaccinazione ora degli ultraottantenni, che è appena cominciata. La campagna di vaccinazione oggi segna picchi soprattutto in ASL 1 e in ASL 2 e in ASL 5. Perché ovviamente ASL 1 abbiamo chiesto un impegno particolare data la condizione. Sono 1768 i vaccini eseguiti oggi, i vaccini totali sono 120.043 erogati. Direi che stiamo tenendo il passo, poi vedremo ovviamente martedì quando faremo il primo conteggio su i nuovi obiettivi di risultato, cioè circa 20.000 alla settimana che abbiamo dato alle aziende sanitarie per il mese di marzo, che poi a aprile cresceranno ancora, sono stati rispettati da ovviamente le preview che scorrono sul mio tavolo. Direi oggi di sì. Bene, non mi pare che ci siano altre notizie, quindi darei la parola. Ecco. Buonasera a tutti. Non abbiamo i dati di ieri perché, come sapete, venerdì, sabato e domenica saranno pubblicati, li avremo lunedì mattina per quanto riguarda i trasporti. Dico però, ecco, e avverto tutti che da lunedì ci sarà un'intensificazione sulla linea 1 e la linea 7, dalle 7 alle 9 e dalle 5 del pomeriggio sino alle ore 20. Questo perché abbiamo notato un aumento di frequenza, venerdì eravamo al 43% e quindi è opportuno che intensifichiamo le linee, questo per diminuire ovviamente la frequenza sugli autobus. Ci aspettiamo un numero di transiti di circa 300.000 per quanto riguarda la settimana prossima, 300.000 al giorno. Diciamo, gli scuolabus rimarranno come abbiamo detto, ne abbiamo visto 637 per venerdì e per lunedì ritorneranno nello stesso numero. Voglio dire che domani saremo ancora a zona arancione, da lunedì passeremo in zona gialla. Questo ovviamente anche per merito di cittadini che si sono comportati in un certo modo. Vuole dire che domani non dobbiamo perdere l'occasione di peggiorare la nostra situazione, che vuol dire che per domani ci aspettiamo che siano rispettate tutte le norme della zona arancione, anche se domani sarà una bella giornata, però c'è possibilità di andare in giro anche sui nostri monti, sul mare, eccetera, in maniera sicura, rispettando le norme. E per le prossime 2 settimane dobbiamo ancora più di più rispettare le norme, perché questo
ci consentirà poi di continuare a rimanere in zona gialla. Ieri abbiamo ricordato le vittime del Covid, oggi abbiamo ringraziato, è stata una bellissima cosa quella che abbiamo fatto, però io tengo a dire che abbiamo ringraziato tutto il personale ospedaliero per gli sforzi che hanno fatto in quest'anno, per il sacrificio che per qualcuno di loro vuol dire anche aver perso la vita a causa Covid, e per tutto quello che hanno fatto per la nostra città. Un altro esempio che rimboccandoci le maniche tutti quanti assieme riusciamo a raggiungere dei buoni risultati. Quindi è quello che ci aspettiamo per i prossimi giorni e per le prossime settimane. Continuiamo così, siamo una grande e forte città. Buona serata a tutti. Una domanda da parte della stampa? Emanuele Rossi, Secolo XIX. Ieri abbiamo parlato dei vaccini per personale della scuola. C'è un tema che si è posto già in altre regioni, cioè il personale che lavora in Liguria ma non è residente in Liguria, come verrà Era considerato? vaccinato in Liguria. Il Però devono rivolgersi al medico di base, magari non. personale che lavora stabilmente, ancorché in modo, diciamo, precariamente stabile in Regione Liguria, deve ovviamente iscriversi ai servizi delle aziende sanitarie per il soggiorno temporaneo in un territorio che gli attribuisce attraverso la tessera sanitaria un medico di famiglia di riferimento e si rivolge al medico di famiglia come tutti gli altri. Se non lo ha fatto, ovviamente è bene che lo faccia perché il passaggio ne ha diritto se stabilmente fa un turno di supplenza o una situazione del genere, però ovviamente deve farsi parte attiva per avere un medico di famiglia con cui interfacciarsi. Bene, se non c'è altro vi auguro un buon sabato sera con tutta la prudenza del caso e del lavoro per contenere, come ha detto il sindaco Bucci, i risultati che abbiamo faticosamente portato a casa, e quindi facciamo un weekend, come si dice, con le regole ancora arancioni, quindi rispettiamole fino in fondo perché è da quelle regole che poi da lunedì potremo dare un pochino più di agibilità e di fiato a tante attività che lo aspettano. Buona serata, buon sabato e buon weekend a tutti. Bene.